Come distruggere tuo figlio in 6 mosse? Mossa numero 6. Allora, la mossa numero 6 avviene quando, siccome tuo figlio non va bene a scuola, tu gli togli tutto. Cioè, gli togli qualunque attività che sia una passione, gli togli lo sport, magari, gli togli la musica, gli togli la possibilità di uscire con gli amici, gli togli la possibilità di fare delle cose che lo fanno crescere tanto. Ok? Ora, io non sto dicendo che se un ragazzo non si impegna non debbano esserci delle conseguenze, ne ho parlato ampiamente nei video precedenti. Io sono un fan delle regole e delle conseguenze. Quando mi capita di lavorare con i genitori, per esempio nel nostro percorso Viva la dislessia a casa tua, mi capita regolarmente di far capire che c'è una regola e c'è una conseguenza, ma una cosa che non dirò mai è di togliere delle attività di svago che sono importanti a causa della scuola. Ok? Poi cosa c'entra 8 o 4 in matematica con vado ad allenamento o non vado ad allenamento? Non sono proprio su due piani che c'entrano l'uno con l'altro. Anzi, ci sono delle statistiche molto chiare che più si toglie lo sport ai ragazzi e ai ragazzi che sono abituati a farlo, e più si abbassano ulteriormente i voti. Ci sono delle statistiche che inchiodano da questo punto di vista. La maniera migliore per rendere tuo figlio ancora più passivo nei confronti dello studio è togliergli le cose che gli piace davvero fare. Ok? Se tu preferisci farlo, fallo, però devi metterti nella testa che questa cosa non funziona, e se funziona oggi per domani non può funzionare nel lungo termine. Nel video numero 5, nella mossa numero 5 ti ho parlato di responsabilità. Questa è una parte della responsabilità. Ti ho parlato di non discutere di fronte a tuo figlio, anche qui a volte tra mamma e papà ci sono discussioni sul tolgo questo, non tolgo questo, ok? Quindi la cosa importante è la scuola va su un piano, l'attività di tuo figlio va su un altro. Non si incrociano questi due piani. Se li fai incrociare, lo fai sentire rancoroso nei tuoi confronti perché gli stai togliendo una cosa bella e ha ancora meno voglia di studiare. Ok? Se vuoi farlo, fallo, però sapendo che la conseguenza è che non gli stai dando più motivazione, più voglia di studiare.